Grazie Presidente, grazie per aver partecipato, per aver atteso e per aver portato il contributo. E ora ridò quindi la parola al Vicepresidente se vuole Sì, concludere. grazie, sarò molto rapido, però vorrei darvi anche qualche elemento di novità, così rendiamo anche onore a questo vostro incontro, lanciando qua delle informazioni sulle azioni che mettiamo in campo da subito con questa amministrazione che si è appena insediata, ma che ha molta voglia di intraprendere la strada del sostegno alle aziende agricole, specialmente quelle colpite dal terremoto che 4 anni fa ha quasi devastato gran parte del nostro area sud delle Marche, e infatti il 62% del cratere di questo tremendo terremoto è purtroppo dentro il territorio marchigiano. Questo molto spesso viene sottovalutato. Noi abbiamo come Regione Marche, già dal 2018, soprattutto sul bando giovani per nuove imprese agricole, messo a disposizione 26 milioni di euro. Ecco, quello che io volevo annunciarvi, che è nostra volontà, con le nostre risorse e con gli avanzi del PSR, mettere altri 10 milioni di euro per far scorrere queste graduatorie che diciamo così, quando è stata pubblicata la graduatoria, vedeva la possibilità solo per 135 imprese su 300 che avevano partecipato al bando, la possibilità di vedere il cofinanziamento della regione attraverso il PSR. Ecco, noi con questa misura che stiamo per preparare, di cui poi il dottor Bisogni potrà essere molto più preciso, entrare nel merito, dovremmo riuscire ad arrivare a coprire circa 270 circa imprese, su 200 circa imprese su 300 progetti presentati. Quindi faremo scorrere in modo significativo le graduatorie che purtroppo in area sisma avevano così, visto una piccola partecipazione non complessiva. Noi vorremmo superare almeno la metà della graduatoria e arrivare a dare più possibilità ai giovani agricoltori. E non la faccio lunga, vorrei dire che oltre a questo, oltre allo scorrimento, vorremmo riuscire a contribuire all'effettiva realizzazione, alla messa a terra di questi contributi con una semplificazione che stiamo mettendo in atto sulle procedure, perché ci viene da più parti l'esigenza di vedere semplificate le procedure, quindi questa è un'altra azione politica, normativa, regolatoria che vorremmo mettere in piedi con gli uffici e rendere più semplice l'accesso al PSR. La nostra visione è che i soldi per lo sviluppo rurale sono degli agricoltori, quindi la regione deve soltanto adempiere agli obblighi di legge, rispettare le leggi nazionali e sovranazionali, ma rendere facile quell'accesso, perché sono soldi degli agricoltori, non della regione. E quindi noi dobbiamo essere dei buoni esecutori che con trasparenza rendono effettiva quell'azione di finanza pubblica. E in area sisma, purtroppo, continuo a dirlo, ma mi pare che sia sotto gli occhi di tutti, una delle preoccupazioni, uno dei problemi è le autorizzazioni. Molti di coloro che hanno potuto accedere al PSR per l'area sisma, purtroppo poi si sono scontrati con gli iter burocratici anche degli enti locali che hanno reso difficile, se non impossibile, la realizzazione di alcune progettualità che avevano messo in campo. Quindi, rispetto a questo, c'è un'azione fortissima del Presidente Acquaroli, ma di tutti noi, per rendere anche più facile, più veloce, più smart, come va in moda in questo momento, anche le pratiche burocratiche, perché dopo 4 anni da un evento drammatico come il terremoto, parlare ancora di permessi in iter autorizzativo che non si sono ancora completati, onestamente, imbarazza tutti quanti. Quindi dobbiamo dire le cose come stanno e far capire che noi, l'amministrazione regionale, siamo dalla parte degli allevatori, degli agricoltori che vogliono effettivamente rilanciare la loro attività in queste aree della regione. Dalla ripartenza di queste aree ripartirà anche l'economia regionale. Quindi, unitamente a questo, stiamo preparando anche degli sforzi per sviluppare i mercati esteri per i prodotti enogastronomici. E usciremo prossimamente con delle strategie su questa materia, proprio perché abbiamo bisogno di far conoscere le nostre grandi capacità produttive e enogastronomiche, la nostra eccellenza nella biodiversità. Dicevo ieri in un convegno dove abbiamo presentato il portale della biodiversità, che è online da ieri. Noi siamo eccellenti perché siamo differenti, però questa differenza deve diventare forza, altrimenti rischia di essere un microsistema che non riesce ad uscire sui mercati internazionali. Ecco, noi stiamo preparando anche una misura per riuscire a conquistare quei mercati,
rendendo i nostri agricoltori, i nostri allevatori partecipi di una rivoluzione che speriamo di riuscire a mettere in atto con la collaborazione e con il consiglio di tutti, anche il vostro, che avete messo in piedi un ottimo convegno. Io continuerò ad ascoltarvi anche senza video, perché ci terrei anche a trarre il maggiore suggerimento dalle vostre osservazioni. Grazie, dottor Meo, per quello che ha fatto e buona giornata e buona continuazione. Grazie a lei, vicepresidente.